Sono contento perché è un risultato di un lavoro che stiamo portando avanti e che poi in queste due settimane con la pausa abbiamo ancora continuato ad allenare e stiamo facendo un grande lavoro fisico e poi a livello tecnico stiamo veramente provando a mettere quello che ci è mancato finora. Adesso è la quarta consecutiva, non era mai successo quest'anno, quindi ce la gustiamo e da domani cominciamo a preparare la prossima. Li abbiamo aggrediti, adesso sono due partite e mezza che ci viene abbastanza bene. Sono contento perché c'è stato anche un momento dove si percepiva un grado di consapevolezza e questo è molto importante per dare tranquillità nei momenti che ci possono essere dove magari la partita non gira come uno vorrebbe. Quindi sono molto contento e sono molto contento per l'MVP a Pedron perché lui sta alzando veramente l'asticella. Aggancio in classifica a Portoviro, adesso siete sempre più dentro la zona playoff, questo è molto importante. Sì, non so ancora gli altri risultati, era molto importante secondo me stare attaccati a questo treno qua, soprattutto se qualche risultato ha fatto sì che la nona è ancora più staccata, non lo so, adesso poi vado a vedere, però sì, noi vogliamo stare fortemente attaccati a questo treno di playoff. Momenti bui degli scorsi mesi ormai sono passati. Io penso che una stagione di pallavolo è come una partita di pallavolo, no? Non si capisce bene, dopo un certo punto quando clicchi va tutto bene, dopo bisogna allora noi adesso dobbiamo cavalcare quest'onda e prepararci a eventuali situazioni che poi dovremo affrontare più avanti. Adesso veramente dobbiamo sulle ali di questo entusiasmo continuare a lavorare forte come stiamo facendo per portare avanti il lavoro fino a fine stagione. Sì, 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 io sono un po' scettico su quello, nel senso che tutta la stagione conta. È vero che adesso si avvicina il momento più caldo e quindi tutti cercheranno di essere più pronti possibile, noi faremo lo stesso. Sì. Ma io sì, ho già cominciato. E l'unica cosa adesso bisogna vedere se c'è Buchegger, se non c'è Buchegger, che è un grande terminale offensivo per loro. E noi andiamo là sicuramente dopo questa performance qua col cuore sereno e andremo là secondo me a giocarci le nostre chance.